domenica 15 gennaio, guardate l'umidità che c'è fuori. Ah, che freddo, dai cinesino. Ma sale presto, Era 12, è già 12 e 9. Devo attivarmi per le colazioni. E oggi è gita e spuntino, picnic in pinetta con Alessandro Laura. Il cinesino viaggia 13.8 in salita. Proprio freddo, ma siamo alle spremute con il nostro nuovo spremi agrumi. Insulini ha dato fatto, procediamo. Ciao amore, il problema di parcheggiare di fronte al mare, guardate i vetri, completamente pieni di salsedine, di... c'è un'alba bellissima ma non la vediamo, vedete la luce. Eccoci, domenica mattina, sono arrivati già Morgan e Alessandro, buongiorno, belli ragazzi. Adesso ci organizziamo, ci spostiamo e andiamo, raggiungiamo la pinetta che si chiama Pinar del Rey. La giornata è fantastica, c'è un po' di vento ma non c'è una nuvola in cielo, sole bellissimo, quindi perfetto per arrostire. Davide ha merendato e Morgan è ai posti di combattimento, al posto di dado oggi. Sì. Stiamo andando nella pinetta, poi Alessandro e Laura ci raggiungono. Viene anche Andrea o non viene oggi? No. Non viene. È grande ormai lì. Sì. Siamo pronti Morgan? Sì. Ad arrostire ragazzi. Abbiamo anche un ragazzo che parla spagnolo perfettamente. Sì. Mica come noi. Vamos ad asar una chuletón de vacca. Sì, sta bene. Se può, a sé? Sì, se può. Adesso stiamo andando alla linea, praticamente è la punta al confine con Gibilterra, per fare gas e il distributore di gas più vicino, perché non lo facciamo da prima di partire in Marocco. E poi una volta fatto il gas andiamo a San Roque dove c'è la pinetta. Guarda, c'è un prato. Guarda in massimo. Abbiamo trovato il distributore di gas. Rita, dammi la carta. Ah, sì? Visto che facciamo gas e gasolio, ci facciamo anche riempire i serbatoi dell'acqua. Gratis. C'è un bel getto e ci mettiamo molto poco. Acqua fatta, gas fatto. Di gas ne abbiamo messo 26,26 litri. 27 euro, praticamente 1 euro il litro ormai, incredibile. Adesso facciamo anche il pieno di gasolio e poi andiamo in pinetta ad arrostire. Ce la faremo anche oggi, ragazzi. Mangiamo una buona banana con Morgan perché è mezzogiorno e abbiamo già fame e manca un'oretta e mezzo al pranzo. 10 minuti al parcheggio, arriviamo e ci organizziamo. Ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. Morgan ci sta portando in un posticino che conosce dove possiamo stare bene anche parcheggiati col camper, dove magari ci sono già tavoli pronti. Oltretutto sarebbe bello trovare un posticino al sole. Gli spagnoli amano queste cose, pieno di gente infatti. Pieno di gente e stanno già tutti arrostendo. Forse abbiamo trovato il posto, vediamo se va bene anche il tavolo. Perché non è messo bene? È tutto sporco di cacca, di uccello qua. Vabbè, gli passiamo una scoppetta. Sì, gli passiamo una scoppetta, così siamo tranquilli. Bravo Morgan, ottimo lavoro. Barbecue pronto, diciamo, tra un po' abbiamo la braccia e stiamo facendo prendere la carbonella
E poi possiamo arrostire, non è che ci vuole molto. Bella Ale! Perfetti! Fuoco acceso! Siamo pronti per mettere la carne, le melanzane e pranzare. Hai visto quanta gente? Pieno, il mondo. Bellissimo sto posto. Buongiorno, ciao Laura. Ale! Grande Ale. Strapieno, pieno. Buongiorno. Ale! Buongiorno. Ma poi, beh, domenica tutti vengono qui. Sì, sempre. Noi sempre. Non siamo abituati perché ogni cosa noi la facciamo fuori stagione. Noi saremmo venuti domani. Vieni domani qui, non c'è nessuno. No, non ci sono. No. Sì, sì, sì. Sì, sì. Grazie. E vado a mettere già le melanzane. Sì, sì. Ok. Tutti al lavoro, ognuno il suo. Laura parecchia. Alessandro è all'apertura della carne. Oggi mangiamo, a parte le solite melanzane, mangiamo ciuleton de vacca, due, poi black angus, guarda il grasso che ha dentro, buona sarà, mamma mia, poi lomo vacco e solomillo. Lomo e filetto? Sì, 5 pacchi di carne, poi se dovesse non bastare ne abbiamo altri. Solito grano Oristan, ma ormai lo conoscete, lo sto bevendo da mesi. Ne ho preso molte bottiglie anche per andare in Marocco. È buonissimo, e lo proviamo. Morgan erba. Un po' di erba. Ottimo. Anche il solomillo ha il suo perché, è vero, però il Black Angus è imbattibile, onestamente. Giusto? Hai visto quelle venature di grasso che ha dentro? Quelle rendono la carne umidissima. Sì. Però vabbè, dai, ci mangiamo anche il solomillo e anche il resto. Sai cos'è la carne? Lo strudel dove lo metto? Strudel metto. Però aspetta, che sfiliamo il vino, un pezzo di formaggio, con calma. Strudel gentilmente preparato e offerto da Laura, ma vediamolo. Fresco ma caldo. Cosa dire? No? Fresco ma caldo. Fresco ma caldo. Però prima di assaggiare lo strudel, quindi passare al dolce, mangiamo ancora un pezzo di pecorino, due fettine di prosciutto, beviamo un altro bicchiere di vino e poi potremo passare al dolce. Io ancora la tortina fatta da Angelo, grazie mille. Fare formaggio. Si usa anche in Sardegna, dopo il pesce mangiano del pecorino per lavare la bocca. La bocca le mia straca se la semia di acca. La bocca non è stanca se non... La bocca non è stanca se non sa di vacca. Quindi del formaggio. Ripetila questa in bergamasco. Vai, 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 vai Laura. La bocca le mia straca se la semmia di H. Bene, tanto ti risponderà qualche bergamasco che ci segue. Siamo arrivati al... si chiama? Strudel. Strudel. No, dillo bene alla tedesca. Strudel. Siamo allo strudel. È un goccettino di whisky doppia distillazione. Sin quando ero in Marocco mi offrivano sempre il tè e mi dicevano whisky marocchino. Adesso siamo al whisky vero e proprio. Gli spagnoli arrostiscono così, ragazzi, Grandi ragazzi, ciao! Bellissimo pranzetto fatto, ci stiamo spostando e stiamo tornando a Torre Guadiaro, dove eravamo parcheggiati stamattina, perché qua sotto la pineta c'è un po' di venticello, siamo a gennaio, ragazzi, e quindi senza il sole e con un po' di venticello all'ombra c'è freddo. Ci riparcheggiamo di fronte al sole e stiamo da Dio. Morgan è ancora con noi e Alessandro e Laura sono già andati in macchina, ci incontriamo lì. Immaginate l'arietta che ci può essere qua sotto in questa pineta a gennaio. Non fa piacere. Nonostante sia strapieno di gente, è pazzesco, sembra una festa. Guardate quante macchine. Gli spagnoli non rimangono chiusi in casa, .
siamo rientrati al parcheggio di Ben Almade. No, si chiama Sottogrande, non Sottogrande, si chiama non me lo ricordo. Non me lo ricordo, devo guardarlo. Torre Guadiaro, me lo sono ricordato, grande. Siamo tornati al parcheggio di Torre Guadiaro, ci stiamo facendo un bel tè per purificarci dal pranzo. Qua si sta bene. Qua abbiamo il sole, abbiamo il mare di fronte, non è niente niente male. Adesso arriveranno Alessandro e Laura e ci beviamo un tè tutti assieme. Ancora zucchero marocchino, teiera marocchina. Ma che bello, questo arriva dal Marocco? Sì. Tutto arriva dal Marocco, anche i bicchieri? Anche i bicchieri. Ma che bello. La fanno così, eh? Dall'alto? Salute! Ormai tè marocchino, sempre, piace a tutti poi. Oh, che buono! È buono, è vero. Pronti? 3, 2, 1, via! Niente da fare, Morgan è troppo forte. Però viaggia questo monopattino piccolino, eh? Adesso ci godiamo un po' di calduccio, eh? Il tramonto. Rita, come sempre, fa piatti. Fa piatti. Cucina, in cucina. E il suo angolino, relegata lì. Però ti difendono. Roberto, cucina tu ogni tanto. Ah sì. Una signora l'altro giorno ha commentato: ah, mi piace, Rita lavoro e tu niente. Ci siamo fatti una bella chiacchierata in relax e al caldo, perché si sta molto bene col cinesino acceso. Vedete che si sono abbronzati tutti, no? Laura, cioè, rossa, la napolina rossa. Alessandro, là le orecchie di Alessandro viola. Sì. Eh? Anche Morgan, bello. Ci ha dato un aiuto anche questo. Sì. Un po' questo di cuore alla prugna. Anche Morgan, bello caldo, bello rossiccio, vero? C'è sì. Caldo? Molto caldo. Piedini caldi. Ciao. Morgan, fuori abbiamo già 16 gradi e 4. E dentro 22 e 7. Ci vediamo domani, grazie della compagnia, buona. Ciao. Ciabattine le metti dentro, mica ti spariscono. Sì. No, lì sotto anche. Lì dentro. Ma lo mettiamo l'oscurante? Grazie ragazzi, ci hanno anche regalato un liquore alla prugna. E adesso hanno anche preso una busta di roba sporca e ce la lavano in lavatrice. Grazie mille. Come sempre, quando mangiamo fuori, quando arrostiamo, quando mangiamo un po' più pesante, Rita tisanetta. Io ho dato invece un po' di avanzi. Continuiamo a mangiare anche lì. Sì, un po' di avanzi. Abbiamo ripulito il frigo, avevamo dei pezzettini di carne, delle polpettine. Uno svuota frigo si chiama. Sì, svuota frigo. C'è caldo, si sta bene, col cinesino acceso, stiamo da Dio. Sono andati via Alessandro, Laura e Morgan. Grazie, anche ci ha portato un paio di magliettine di Morgan nuove che non aveva mai usato e che probabilmente non gli stanno già più, e quindi le userà Davide. Noi non abbiamo problemi, anzi grazie mille. Divanetto, abbiamo da rispondere a tanti vostri commenti, relax, trascorreremo la serata così. Bellissimo. Amici, buonanotte, a domani. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buona sera. Il giorno tarde. È andato. No, vabbè, il giorno ancora non è andato, sono le 5:30. Sera Rita. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Oggi ci salutiamo di pomeriggio. La mattina l'abbiamo trascorsa. Siccome ho letto qualche commento di rimprovero, qualcuno mi rimproverava il fatto di essere troppo indietro. Io sono a 20 giorni, mi hanno detto: Roberto, non si può stare a un mese di distanza, ma sono 20 giorni. Allora oggi ho trascorso tutta la giornata in camper,
e ho già chiuso altri due video. Uno esce oggi, uno uscirà domani, adesso ne faccio uscire un paio molto velocemente. Questo discorso chiaramente voi lo vedrete più tardi. E poi mi sono tolto i peli, lavato, Rita lo stesso si è preparata perché siamo a cena a casa di Alessandro e Laura, ci offrono una paella. Saremmo dovuti andare in giro, ma ha fatto una giornataccia. Ha piovuto tutto il giorno, è nuvoloso, ventoso, e quindi siamo rimasti chiusi in camper. E ne ho approfittato, come vi ho detto a inizio discorso. Poi verso le 7 facciamo due passi, abitano qua dietro, siamo parcheggiati dietro casa loro. Sono le 6:45, ci stiamo vestendo e stiamo andando da Alessandro e Laura a cena. Rita, come sei messa? Pronta, sto preparando per Davide, insulina, freestyle. Io mi prendo le scarpe e prendo una bottiglia di vino da portare ad Alessandro dalla mia cantina personale, privata. Com'era, Rita, il numero della cassaforte della cantina? Eh? Cioè di quelle che metti l'orecchio. Che non è più carica carica come quando... No, come un tempo no. Partire in una roba. Però ho vini buoni, qualche vino buono ce l'ho. Ancora un barbaresco addirittura, madonna. Un altro gliel'avevo portato sempre ad Alessandro la volta scorsa. Per oggi ci beviamo un Campo Viejo Rioja Crianza. Sì, ci beviamo questo. Non ne abbiamo più di quelli sardi? No, sardi no, non finito. Ne abbiamo da anni. No. figurati, siamo in viaggio e siamo ripartiti a ottobre, quindi novembre, dicembre, gennaio, 3 mesi. Prendi anche un bac. Se compriamo i dolcetti ci sta bene col dolce. Eccoci qua, siamo pronti. Un piccolo border collie. Un vero, un piccolo border collie. Sì. Sono super vivaci, super giocherelloni. Che tempo di miele al sud della Spagna. Oggi non abbiamo messo il becco fuori, lavorato tantissimo, riposati, adesso ci fa piacere uscire qualche oretta. Abbiamo preso anche dei dolcetti qua dietro casa di Alessandro, che c'è un piccolo market. Dolcetti, come si chiamano? Confezionati, però sì. Vabbè, con un bicchiere di vino dolce. 5 minuti, ma neanche 2 minuti dal camper a casa di Alessandro, abita proprio qua. Siamo proprio parcheggiati dietro casa sua. Eccoci a casa di Alessandro, la conosciamo già, abbiamo già cenato qui, cenato bene, avevamo mangiato carne alla brace, oggi paella. Andiamo a curiosare, andiamo a salutarlo e a curiosare. Vieni, andiamo a vedere. Vediamo. C'è un profumo. Wow. Si sente? Sì. Mixta, pesce e carne, e questa per Andrea, carne e verdura. Noi, anche se c'è pesce, vino rosso. Va vino bene? Rosso, claro. Ah, sempre bene. Anche col dolce. Se è buono, anche col dolce. Nel frattempo che la paella va avanti nella cottura, apriamo un Arco del Sol, Ribera del Duero. Questi sono sempre vini parecchio buoni. Rita invece si è fatto un nuovo amico. O amica, non lo sappiamo. Amica, amica. Amica, amica al 99%. Com'è? Cosa vuol dire al 99%? Non lo so, credo che sia amica. Voilà, Tempraniglio. Come ti guarda? Grazie. Prego. Salute ragazzi. Cin cin. Vai, cin. Cin.
Fine, grazie. Salute. Lunga vita al cuoco. Che era lunga vita al re, adesso è al cuoco. Al cuoco. Buonasera, è arrivata la padrona di casa. Spaventata. Morgan, dove eri a giocare a pallone? Sì, a giocare a calcio. Ah. In San Andrea. Ma allenamento o partitella? Allenamento. Ah, ho capito. La partitella quando si fa? Le partite le facciamo quando... La domenica? No. No. No, vero no, non sono una squadra federata. Ah, quindi quando trovate avversari? Quando capita. Esatto, sì. Okay. Ciao Andrea, è arrivata anche la figlia di Alessandro e Laura, bellissima, complimenti. E Dado, stai costruendo. Ho fatto un omino con la pastiglia. Siamo pronti, ci avviciniamo a tavola. Io ero qui, mi risiedo qui. Ah, mi ricordo i posti. Rita era qui. Vediamo la paella di Alessandro. E tu? E questa invece è di Andrea perché non mangia pesce. È perfetta, guarda come davvero si è tostata e rimasta lì. Bellissima. Sai Laura che sono arrivato, ho visto la paella, ho preso il maestro e ho iniziato a girare, Mi ha guardato e mi ha detto, però lo sai che la paella non si tocca. Non è un risotto. No, niente. Ma perché l'hai portata lì e non ti sei alzata tu? Perché ti sei servita. Ah, ok. Ma è la nostra questa. Ah, vale. La vostra. Sì, me ne sto andando. Questa è la nostra. No, no. Beh, buon appetito e grazie per la paella, ragazzi. E non solo, e non solo. Buona. Buona. Buon provecho. Morgan, com'è venuta? Buona? Buonissima. Non l'ho ancora provata. Però lo sai già, papà non sbaglia un colpo. No. Buona, io compro. È che si stava attaccando, meno male che sono arrivato io a girarla. E l'ho salvata. Sì. Adesso con due dolcetti fettidi. No Rita, non sono buoni i dolci. Ci beviamo un goccio di vino semidolce. No, quel lattino. Il lattino non è male. Grazie. Coccolone, sembra sempre tua sorella, l'abbracci sempre. Va bene, eh? Mettici anche un gabinetto vicino. 7 ore. 7 minuti di video. 7 minuti e 23 di video. Ci sei 3 mesi. 7 minuti di video è dal 30 di dicembre. Stiamo raccogliendo. Arriveremo. Ma perché pigro? Ah, wow. Ciao, grazie Ale. È stato un grande piacere. Dai un abbraccio. Ciao Laura. Ciao. Dadino. Dadino. Grazie di tutto. Sei grande Morgan e sei stato bravissimo filmando anche l'altro giorno, sì. E poi vedrai il lavoro che hai fatto, ok? Sì. Grazie di tutto amici nostri, abbiamo passato una bellissima serata, siamo stati benissimo, ci siamo fatti anche qualche bella risata. Adesso rientriamo al camper, c'è un vento e un freddo tremendo. Per fortuna sono 4 passi. Cinesino, ci accendiamo, vero? E ce ne stiamo un po' nel nostro camperone. Abbiamo visto l'Ifeccone e abbiamo avuto voglia di dargli un abbraccio, vero Dado? Casa nostra. Che bello. La nostra bellissima e super efficiente casa. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno anche da me ragazzi. Buongiorno Dado. Piano, stai attento a non tagliarti le dita. Pane caldo, due belle spremute, rana. Adesso un po' di relax per Dado, un po' di lavoro per me. Nel frattempo si alzerà Rita, abbiamo mangiato. Poi organizziamo tutto e ci spostiamo. Eccoci pronti, sono le 11:24. Adesso togliamo l'oscurante. Vedete ancora buio nella motrice. Anche Rita pronta? Pronti!
togliamo l'oscurante, mettiamo in moto e andiamo a Tarifa, perché la nostra idea è farvi vedere Lisbona, quindi andiamo in direzione del Portogallo. Sì. L'anno scorso vi avevamo fatto vedere il sud, cioè l'Algarve, e quest'anno vogliamo farvi vedere Lisbona, Porto, cioè il nord del Portogallo. Sì. Che nel canale c'è anche parte del centro che noi non abbiamo visto. Eh certo, sì. Sì, sì, sì. Quindi vamos. Vamos. Andiamo. Ok, partiti, avevamo praticamente fatto tutto, mancano 44 minuti al parcheggio comunale di Tarifa, si pagano 8 euro al giorno con carico e scarico, ci vogliono 49 km, sono le 11.40, quindi intorno a mezzogiorno e 20 saremo lì, rimarremo anche qualche giorno a Tarifa, è troppo carina, ci piace sempre fare qualche passeggiata. E magari mangiare qualcosa nelle sue viette storiche. E poi piano piano andiamo verso il Portogallo. E abbiamo di nuovo l'Africa davanti, ragazzi, questo Mama Africa. Da Tarifa si vede ovviamente proprio di fronte. Eccoci arrivati. Siamo arrivati nell'area sosta comunale di Tarifa, si paga 8 euro al giorno tutto compreso, più o meno quindi come in Marocco, va bene a questi prezzi. Sosterrato e niente di bello, però sicura, ci permette di fare una passeggiata nella città, di andare a mangiare qualcosa e poi abbiamo tutti i servizi. Siamo arrivati nel parcheggio, mamma carica l'acqua e papà scarica tutto. Mamma carica. Sempre al lavoro, Mamma carica, papà scarica. Sempre travaccando. Ci siamo trovati un parcheggio, ma non mi piace molto perché ha piovuto ed è in sterrato, è in terra e quindi c'è fango dappertutto. Vedete, pozzanghere addirittura, mi sono sporcato tutti i cerchi del camper, dovrò anche lavarlo. Abbiamo messo i pannelli, così carichiamo almeno un po' di più, il sole c'è, si asciugherà anche presto qua intorno, però adesso è bruttino. Rita, stai facendo il pranzo? Sì, se vuoi mangiare. Pasta? Pasta sempre, tardare un pochino per te. Va bene, hai organizzato una insalata con avocado. Sì, anche la salsina ho fatto con l'avocado, che è anche buona. La mangeremo con i crostini, abbiamo il pollo da fare alla piastra. Va bene, mi piace. Patate e fagiolini. Ah, patate e fagiolini, mi hai dato il retto subito che ti ho chiesto le patate. Sì, buone. Ok, quindi apparecchio, Sì. Ce l'abbiamo fatta anche oggi ad organizzare, ormai stiamo allungando sempre il tavolo. Sì, più complicato passare qui, però a tavola stiamo belli comodi. E pranziamo, Dado, tu sei felice, pasta al burro e parmigiano, contento perso, vero amore? Il mio piatto preferito. Ribera del Duero, quando vedete questi vini è un'assicurazione. Infatti ha vinto anche questo dei premi, due premi. Ennesimo riposino fatto, sto dormendo e lavorando. Mi piace ogni tanto starmene nel camperone, soprattutto quando c'è questo vento tremendo, poi a Tarifa ancora peggio, di Torre Guadiaro dove eravamo parcheggiati ieri, perché è conosciuta proprio come l'isola dei surfisti, dei kitesurfisti. Quindi rimarremo parcheggiati e tranquilli in camper anche oggi, sperando che domani magari ce ne sia di meno e andiamo a fare una passeggiata a Tarifa e magari a pranzare da qualche parte. Rita lo stesso si riposa, vero Rita? Mi rilasso. Sì, e ci vuole ogni tanto, è bello. Bello ogni tanto starcene chiusi in camperone così, Relax, totale relax. Col sole sulla motrice, quindi bello, bello anche qui, arriva dentro, guardate, e ci scalda il camper. Infatti abbiamo dentro il camper 23 gradi e 3, ce n'è 14 e 3 fuori.
E come ho detto, riposo e lavoro. Adesso infatti accendo il portatile e ci si vede più tardi. Io gioco. Qua c'è il bellissimo nostro cucciolone. Che bello che sei.